il 35esimo anniversario dello scudetto del Verona, speravo che ovviamente portasse con una prestazione diversa. Una partita che partiva ovviamente già sulla carta molto molto difficile, lo è diventato tremendamente di più. Non siamo riusciti dallo 0-0 a portare in campo nessun tipo di energia per poter pareggiare quella di Verona. È una partita su cui veramente c'è pochissimo da spendere. Poi è diventata una partita dove onestamente speravo che finisse presto, nel senso che avevamo pochissima energia da portare in campo, un nuovo infortunio, in questo momento devo provare in tutti i modi a ripartire le energie tra i presenti e a cercare di non avere ulteriori infortuni, perché con questo siamo a tre e quindi ovviamente non mi sognavo di tornare a Verona così. Chiaramente sapevo che sarebbe stata una partita molto diversa da quella giocata a Chieti 2 settimane fa. Non è diventata neanche salita, è diventata proprio in una posizione impossibile da giocare, e a quel punto il mio unico pensiero è stato provare quantomeno a portare a casa le gambe. Questo ovviamente non toglie niente alla qualità di Verona, che è una squadra che non lo scopriamo certo oggi, a tutto per poter ambire per arrivare in fondo, e glielo auguro da veronese, glielo auguro di cuore e basta. Ho già speso fin troppe parole per commentare una partita che non è merita, onestamente. Basta, tutto qui. Un grosso bocca al lupo a Verona per il proseguo, per i playoff che si avvicinano. Ovviamente oramai manca poco, e quindi in bocca al lupo a loro, e noi cercheremo di raccogliere le energie per provare ad essere almeno la miglior versione di noi nell'ultima partita, che chiaramente adesso chiede una prestazione di orgoglio dopo la prestazione di oggi, e sicuramente vogliamo giocare il primo turno dei playoff vendendo cara la pelle. Poi in questa stagione abbiamo già fatto qualcosa di eccezionale, ma non mi sembra il caso di buttarlo con prestazioni che non danno. Che non meritano, che non ci portano il rispetto che ci siamo meritati prima. Oggi possiamo avere mille attenuanti, ma non sono solito portarne. Prendiamo atto di una partita che non ci ha mai visto in gara e basta. Quindi ancora una volta un enorme in bocca al lupo ad Ale, al suo staff e alla squadra di Verona per i playoff.